Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video focus sulla GoPro Hero 2 HD, una delle migliori telecamere indossabili che sono disponibili in commercio e che potete acquistare grazie ad un codice sconto che vedete in sovraimpressione in modo tale da non pagarla troppo. Un codice sconto ovviamente che è in esclusiva per Mobile Fanpage. Quest'oggi vorrei parlarvi un po' degli slow motion e delle modalità di registrazione nel dettaglio che possiamo avere con questa telecamera. Lo faremo utilizzando il display LCD, che è un accessorio del quale vi parlerò in un prossimo video, ma non è certamente necessario ovviamente utilizzarlo. Io lo utilizzo solo per farvi vedere le varie modalità su un display in modo tale che sia un po' più chiaro. Accendiamo la telecamera. Per riuscire a capire bene come fare gli slow motion secondo le proprie esigenze è importante che voi capiate un concetto base davvero molto molto interessante. Come vi ho fatto vedere nel primo video che abbiamo pubblicato su questa telecamera, la GoPro Hero 2 HD riesce a registrare a diverse risoluzioni fino a 1080p a diversi frame rate. Vi anticipo che vi conviene assolutamente registrare nel formato NTSC per avere più frame al secondo, che sarebbero le immagini catturate in un secondo di video. E per capire qual è la modalità di registrazione più adatta allo slow motion che volete fare, dovete quindi tenere presente il concetto, come vi ho detto prima, del frame rate. Perché? Perché come potete vedere, se volete fare gli slow motion a 1080p, per esempio, la GoPro Hero 2 HD riesce a registrare a 30 frame rate al secondo, che è un frame rate secondo me non adatto a fare uno slow motion, perché alla fine, dopo vi farò vedere degli esempi, si otterrebbe un filmato poco fluido che andrebbe a scatti. Se per esempio invece usaste questo formato, che riesce a registrare addirittura a 120 frame al secondo, il discorso diventa molto molto più interessante. E perché? Perché avendo un filmato che ha 120 frame al secondo e volendolo rallentare e vi visualizzare in un altro filmato che in realtà è a 30 frame al secondo, voi potete diminuire la velocità del video senza ottenere dei rallentamenti a scatti fino a circa il 20%, 20-25%. Adesso, per non perdere altro tempo in chiacchiere e farvi capire bene il concetto, vi farò vedere tre esempi che ho registrato ovviamente a tre risoluzioni diverse con tre frame rate diversi, in modo tale che voi riusciate bene a capire quanto influisce il frame rate in uno slow motion e le potenzialità di questa telecamera, che anche nel formato a 120 frame al secondo, che è un formato non in HD, riesce ad ottenere dei risultati davvero molto belli. Io sinceramente, come compromesso, consiglio sempre di registrare a 720p, che riesce quindi a registrare a 60 frame al secondo e quindi si riesce a dimezzare la velocità del video senza dover trovare degli scatti poi nella riproduzione. Ragazzi, questo è tutto, io sono Dario Caliendo, vi saluto già da adesso. Dopo gli esempi vi farò vedere un piccolo video che abbiamo realizzato così giusto per giocare, in modo tale che voi riuscirete a capire ancora di più quanto è divertente utilizzare questa telecamera. Vi ricordo che per acquistarla potete farlo grazie ad uno sconto esclusivo per Mobile Fanpage che ci hanno messo a disposizione i ragazzi di Smart Stuff Import. Vi mando un bacione e vi auguro buona visione. Begin to show.